per la scena del Beer Garden. L'orchestrina cominci a suonare. Adesso grazie. Chiuderò gli occhi, conterò fino a tre e quando li riaprirò, lei non ci sarà più. Uno, due, tre. Un altro, per favore. Che forte questo te. Altri due. Luigi Di Gangi, Ugo Giacomazzi e Noemi Troia, che si occupa del, insomma, di tutte le faccende più noiose della compagnia, infatti non è in scena. Quelli che si divertono siamo noi. Poi c'è il nostro Francesco e il nostro Luigi, che per lo spettacolo collaborano con noi, rispettivamente per un disegno audio e un disegno luci, perché questo spettacolo in scena non vedrete nulla. Vedrete soltanto due attori che si muovono disegnando gli spazi con le loro voci, i loro corpi. Penne, matite, puntine, graffetti, il telefono, il bacchetto nero, unico ricordo della nonna, pesante, tagliacarte in rame a forma di scimitarra, saracena, cassettino sinistro, chiuso, devo trovare la chiave, cassettino destro, aperto! Tesoro di San Gennaro, cazzarola. Quando ci siamo guardati negli occhi e ci siamo subito innamorati. È vero, al di là dell'ironia, comunque è vero. Qua, sì, qua metto un sottofondo romantico. Siamo molto piaciuti, pur essendo molto diversi, quindi io venivo da grandi teatri, Strehler, Albertazzi, Lavia, lui io invece. Sono stato abbandonato fin da piccolo e vengo dai profondi meandri della città. E comunque ho iniziato a fare teatro lì, nelle fogne di Palermo, poi nelle strade, poi nelle case, poi in tutti carcere. I posti tranne che in teatro. 140 km all'ora! E io che devo dire allora? E mi hai lasciata sola con quella esaltata visionaria di tua madre? Lasci stare mia madre! Quella donna ci sta mettendo i pistoli! Bene, mio, come vuoi, mamma tabù. Come? No, dicevo che ho capito. Sei uno di quegli uomini che è meglio che la mamma tabù. Sì, mamma tabù. Adesso addio. Vado di fretta, ho un appuntamento urgente. Non ho tempo da perdere io. Nemmeno io se per questo sto lavorando. Anzi, sto facendo lo straordinario. Michele, dobbiamo parlare. Non si parla al conducente. Ergo non sei è una frase dello spettacolo che già avevamo quindi scritto e leggendo, traendo ispirazione dal testo stesso. Ergo non sei significa quindi non sei, perché la storia è quella di un'apparizione, c'è un uomo, un ricercatore di filosofia all'università che si chiama Michele Zingales, che a un certo punto crede, o forse è vero, forse no, di vedere la Madonna, e quindi si rivolge a lei dicendole: secondo me tu non sei vera. E allora abbiamo preso, poi sta al pubblico scegliere qual è la verità, cioè se lui la vede veramente oppure se è tutto frutto della sua immaginazione. Con chi stavi parlecchiando? Dimmi tu, mamma. Perdonami, Michi, ma io sono una madre. Temo solo per la tua anima. Io la tua anima non ce l'ho. Non mi stai mica diventando a buddesta? Zitta! Come non può né vederla né sentirla? Ma vedere chi? Sentire chi? Oh, santa morte, dove le vado, cristiane? Entra. Permesso? Vedi niente? Il letto sfatto. Non cosa, vedi qualcuno? Il mio sacchiotto. Appartene! Vieni qui che te la presento. La Madonna... Mi scusi. La Madonna del Ponte, mia madre. Mia madre, la Madonna del Ponte. Piacere. Senza dubbio è uno spettacolo di fede. Cioè è la visione...
particolare, di, senza voler dare dei giudizi, senza voler dare delle etichette, nemmeno si fa così, per noi è così. Cioè, volendo, dei comandamenti. Dei comandamenti. No. Vogliamo lasciare libere le persone. Molti hanno detto sul finale, ma non lo capisco, succede questo, ma allora lui c'è, lui non c'è, lui ci fa. Per noi la cosa più importante è che il pubblico sia libero e che si ponga delle domande, anche sulla fede e sul libero arbitrio, quello sì. Il personaggio di Michele si interroga molto su che cosa sia il libero arbitrio, sulle sue, sulla possibilità che si ha nel mondo di scegliere. Ed è vero che nella metafora, diciamo che noi abbiamo adottato quella, la tematica religiosa, però potevamo parlare di qualunque altra cosa. Vergine delle rose, delle rocce, dello Stelo, del Carmelo, vi convoco in assemblea straordinaria! Io, sottoscritto Michele Zingales, rinuncio, mi avvalgo della facoltà del libero arbitrio e dico no! La difficoltà che ha un uomo nella scelta, sempre nella vita quotidiana, mettiamo in scena, perché spesso sono gli altri a scegliere per te, c'è sempre una gerarchia, c'è sempre, tu credi di essere libero, credi di andare a destra, ma vai a destra perché qualcuno ha deciso che tu ci vai. Adesso mi senti. No, c'è adesso questo l'hai senti. No. Madonna del Ponte, regina dei pilastri. Sei giovane, brava. Sina bella guagliona. Quanto impegno. Quanto entusiasmo. Noi apprezziamo il tuo lavoro. Ti sei donata tribù in questo grande progetto. Era per questo. Oh, Santa Vergine Maria, Madonna del Cardellino, Vergine delle Rocce, Annunziata, Adolorata, Madonna di Pompei e tutte le altre sorelle del cielo, siete troppo caritatevoli. La Madonna, tu dici, allora la Madonna decide. Invece no, la Madonna deve sottostare a un conclave di Madonne, ci sono tutte, la Madonna del Rosario, la Madonna del Cardellino, la Vergine delle Rocce, la Madonna di Pompei, la Dolorata, l'Annunziata, la Vergine Maria, ci sono tutte, la Madonna di Lourdes, quella di Fatima, quella delle Lacrime, la Madonna delle Lacrime, Guadalupe, quella spagnolo. Quindi deve sottostare al conclave di Madonne, e il conclave di Madonne deve sottostare alla volontà, che non abbiamo detto volontà di Dio, perché lo lasciamo appositamente libero, però è la volontà, questa grande nebulosa, la volontà. Partito l'ordine divino, scegliere al più presto il nuovo eletto per compiere l'opera necessaria qui, sulla terra. L'emergenza ha imposto una santissima assemblea straordinaria di tutte le Madonne. Questo non dovrebbe essere. Il conclave si è riunito nella settima stanza dei cieli in seduta plenaria. C'eravamo proprio tutte, le gloriose, le gaudiose, le dolorose. Noi ci crediamo, e noi crediamo veramente tantissimo nel nulla, cioè nel vuoto, cioè veramente per noi partiamo sempre dal vuoto. Anche perché, tipo, io, lui sì, ma tipo io non so fare l'attore, non so fare il teatro, cioè vengo veramente dalla strada, ma anche lui che viene dalle scuole, insomma, non è che lo sa fare tanto bene. Stop! L'attore veramente è il protagonista. Noi non abbiamo registi, cioè non c'è un regista, siamo due attori che scriviamo i nostri testi, ci facciamo una regia interna che potete capire che è abbastanza complicata, però da dentro stranamente abbiamo un'ipotesi, noi abbiamo un'ipotesi di visione fuori. Per la testolina del mio bimbo confuso. Che bella cera! Ti vedo riposato. Si vede che hai dormito bene. Bene. Mamma, stai non
Il caffè! Perché ci piace tantissimo pure il teatro sulla pelle. Cioè, il teatro, io, noi pensiamo che se lo porta la persona che lo fa, l'attore, il disegnatore luci, il disegnatore del suono. Cioè, ognuno di noi si porta dentro, cioè nel corpo, nelle unghie, nella vibrazione, cioè il teatro. Thank you.